per il sud, per il nostro mezzogiorno, purtroppo le varie problematiche sanitarie sono all'ordine del giorno, penso a liste d'attesa e quant'altro. Al centro di tutto c'è il paziente, dobbiamo puntare sulla qualità, dobbiamo fermare emorragie che dal sud vanno verso il nord. Per fare questo noi dobbiamo investire sulle eccellenze, il sud può e ce la deve fare perché ci sono delle grandi professionalità, l'importante è credere in quello vogliamo fare e cercare di riacquistare fiducia da parte dei giovani, da parte delle persone, riacquistare fiducia che è il nostro modo di essere. Il Sud ce la può fare se tutti insieme lavoriamo a questo grande progetto di riallineamento delle regioni del Sud rispetto al Nord.